Nell'aula bunker delle Vallette a Torino è ripreso il processo ai Notav per le violenze dell'estate 2011 in Val di Susa ed è stata subito protesta e tensione. Gli imputati hanno lasciato l'aula, la protesta è proseguita poi fuori. Paolo Girola. Momenti di tensione dentro e fuori dall'aula bunker delle Vallette a Torino questa mattina in occasione del maxi processo ai Notav. Gli imputati e un centinaio di militanti hanno lasciato l'aula dopo aver letto un comunicato di protesta contro la sede scelta per ospitare il dibattimento costruita per celebrare i grandi processi di criminalità organizzata e terrorismo. Inutilmente il presidente ha cercato di zittirli. La protesta è proseguita fuori con un corteo improvvisato attorno alle mura del carcere cui è annessa l'aula bunker. I manifestanti sono venuti in contatto con la polizia che ha risposto con una carica di alleggerimento all'interno dell'area recintata. Nella maxi aula, dove è stato di recente trasferito il processo, il collegio giudicante ha deciso l'unione dei due processi in Notav per gli scontri in Val Susa dell'estate del 2011. Il giudice, dopo che gli imputati hanno lasciato l'aula, ha proceduto all'appello dichiarandoli contumaci.